Oh no, fra una settimana è il mio compleanno e non so che fare. Vorrei fare una festa, ma non so da dove cominciare. Non sono brava a organizzare io. Magari andrò a bere qualcosa da qualche parte, o non farò niente, come l'anno scorso. Messaggino. Oh no, sabato prossimo è il compleanno di Chiara. Oddio, le sue feste sono così noiose. Non fanno altro che parlare di università e cose del genere tutto il tempo. Devo inventarmi una scusa. Vediamo. Scusa, Chiara, ma ho la varicella. Sì, può andare. In via. Ciao a tutti, io sono Roxy e in questo video vi mostrerò come organizzare una festa fantastica ed evitare le due situazioni precedenti. Numero 1. Trova un tema. E può essere anni 60, oppure film horror, oppure tutti con la toga greca, o stile country. Oppure i ninja, per esempio. Numero 2. Fai il programma della serata inventandoti attività e giochi da fare ogni ora. Ovviamente più sono in tema meglio è, per esempio. E io uso sempre un timer durante la festa, così all'improvviso si sente. Oddio, che succede? Cos'è? È l'ora del gioco! E commentate o mettete tanti mi piace a questo video se volete un tutorial con qualche gioco che potete fare alle vostre feste. Numero 3. Fai la lista degli invitati e fallo almeno un paio di settimane prima. Con calma, così non ti dimentichi nessuno. Numero 4. Manda gli inviti. E crea un alone di mistero, come per esempio non dire subito dove si terrà la festa, magari dillo solo a chi lo conferma. E poi puoi usare un social network per mandare gli inviti come Facebook, metti tutti gli invitati in un messaggio privato, oppure puoi mandare a tutti un'email, o fare gli inviti a mano e consegnargli di persona. Ma sii creativo. Io aggiungo anche foto e qualche video, per esempio. Come prima cosa scelgo un'immagine che si addica al tema e la modifico aggiungendo frasi ad effetto e le foto dei festeggiati. Poi aggiungo un messaggio scritto con qualche regoletta su come vestirsi e magari aggiungo anche i link con tutorial che possono essere utili agli invitati, eccetera. Numero 5. Prepara un CD o una playlist a tema con la serata e prepara anche le decorazioni a tema. Numero 6. Il giorno della festa non ti resta che dare il benvenuto ai tuoi ospiti e ogni volta che suona il timer spiega le regole del gioco che si sta per fare e poi divertiti. Spero che questo video ti sia di aiuto. Non dimenticarti di iscriverti al canale, mettere mi piace, commentare, condividere il video con tutti i tuoi amici, parlarne con tutti i tuoi amici e ricorda, ho Facebook, ho Twitter, ho Instagram dove mi puoi seguire oppure ci vediamo nel prossimo video. Ciao!